Benvenuti a Buone Cose, rapidi come sempre con il nostro sommario. Parleremo di piani di controllo, ci occuperemo anche di un cammino storico e poi andremo a visitare un museo dove sono racchiusi tanti strumenti dell'agricoltura di un tempo che però è quella che riporta sulle nostre tavole le tradizioni di oggi. E proprio parlando di tradizioni inizieremo anche ad occuparci, perché no, della tavola del Natale, andando a conoscere qualche buona materia prima per i nostri piatti delle feste. Ma iniziamo con i piani di controllo e non solo, come sempre, subito dopo il nostro primo titolo. Benvenuti dunque a Buone Cose. Come avete sentito dal nostro sommario, oggi ci occuperemo anche di agricoltura, ma non solo di agricoltura. Vi presento subito allora il nostro primo ospite, Stefano Gasperi, direttore di Confagricoltura Modena. Benvenuto a Buone Cose, Gasperi. Buona giornata. E iniziamo dalla carta d'identità, certo. Subito così. Chi è Confagricoltura? Chi siete? Cosa fate? Che numeri avete? Numeri importanti, certo. L'altro. Confagricoltura Modena, che poi è collegata al regionale e al nazionale, quindi è una società a livello nazionale, di interesse generale per il mondo agricolo e di tutela degli interessi degli agricoltori in modo specifico. Certo. Modena, noi abbiamo più di 2.000 associati, da Pieve Pelago fino a Finaleviglia, ai confini con Ferrara. Allora, numeri importanti sul territorio, ma perché siamo venuti proprio qui a parlare con lei, direttore della sede di Modena? Perché facciamo un passo indietro di un anno e poi arriveremo anche al tema di cui vogliamo parlare, che vogliamo andare a approfondire anche insieme a voi. Circa un anno fa si è rotto l'argine di un fiume proprio in provincia di Modena, con parecchi danni alle persone, alle cose, agli affetti e anche all'agricoltura. È passato un anno. È passato un anno, purtroppo dobbiamo ancora avere i ristori di questa alluvione, che non è la prima, fra l'altro. Sì. È avvenuta dopo una lunga serie. Se vi ricordate, il 2014 è stato sul fiume Siecchia, poi qualche anno fa, il 2017, un canale minore, ma comunque di importanza vitale per il nostro territorio, che è il Vallicella, in zona di Finaleviglia, e l'anno scorso sul Panaro. Quindi qui ormai è diventata una routine il danno, la rottura degli argini, che provoca ingenti danni alle colture, ma anche alle cose e alle attrezzature, perché anche i macchinari che vanno sott'acqua rimangono danneggiati per sempre, quindi c'è da rifare il parco macchine del territorio. Ma torniamo alle colture. Le colture, diciamo così, arboree sono quelle che alla fine, se l'acqua rimane sul territorio, sul terreno per qualche giorno, non succede niente, ma per le colture erbacee, quindi parlo di grano, medica, mais, queste chiaramente si distruggono, perché oltre muoiono per asfissia, come uno può immaginare, sì. Come noi quando andiamo sott'acqua. Ecco, certo, cioè, non sono riso, in sostanza. Non sono riso, bravissimo. Ecco, mi viene in mente che secoli fa forse la zona dell'Ambrusco si è creata anche proprio per le esondazioni dei fiumi. Dei fiumi. Non siamo più però a secoli fa oggi. Esattamente. Allora, si parla tanto di problemi creati dagli animali fossori, quelli che scavano le tane. Ci sono però i piani di controllo. Ci sono i piani di controllo che dalla legge del Rio, prima era la provincia che emanava le delibere per poter fare i piani di controllo, ora dalla legge del Rio la giunta della regione istituisce i piani di controllo. Sì. Piani di controllo che per legge sono demandati alle polizie provinciali, e quindi la polizia provinciale, sappiamo che l'organico non è 20 persone, con tutta la buona volontà che ci possono mettere, intervengono poi i coadiutori, i famosi coadiutori, che sono cacciatori che hanno la licenza di caccia, che hanno fatto il corso, quindi con esame anche finale, e vengono abilitati e coadiuvano, si chiama coadiutori per questo, nell'attività dei piani di controllo la polizia provinciale. Certo, allora di questi coadiutori ce ne sono parecchi anche nel
nelle immagini che stiamo vedendo noi, che sono quelle di un incontro che si è svolto a Cavezzo, in provincia di Modena, la scorsa estate, dove sono stati presentati questi piani di controllo. Polizia provinciale presente, perché c'è il comandante provinciale, la dottoressa Gambarini, e tanta preparazione allora. Esattamente, tanto è vero che anni fa, avendo conosciuto la dottoressa Nicolini, che a quel periodo era la responsabile dell'ufficio faunistico della provincia, sì, a me è venuta l'idea di dire: perché non lavoriamo assieme con i volontari di protezione civile, coadiutori e volontari della protezione civile, insieme per fare i controlli sugli argini e fare i controlli delle tane di questi animali fossori che creano ingenti danni, ma abbiamo visto in questi anni che cosa fanno questi animali qua. Certo, adesso noi stiamo vedendo anche alcune immagini di un contesto urbano di nutrie che scavano, danneggiano l'argine, e insomma se l'argine cede poi possono esserci problemi, esatto, davvero gravi, come abbiamo visto. Per allora, tutti i cittadini. Certo, no, per tutti i cittadini, per carità, perché voglio dire, non Antola sott'acqua, non è che sono andati sott'acqua sui campi, esatto, degli agricoltori, esatto, anzi appunto questo è il problema maggiore oggi. Dobbiamo riuscire a difenderci da queste inondazioni, visto che il clima sta cambiando. E dal punto di vista, visto che ormai siamo alla fine dell'anno, poi approfondiremo, no, nel 2022, certo, questi piani di controllo, volentieri, lo faremo molto volentieri. Un piccolo bilancio, come è andata per la nostra regione l'annata nei campi? Allora, parto dalle notizie buone. Sì. Il parmigiano reggiano è andato molto bene, quindi, certo, continua ad andare e bene. E dovrebbe confermarsi anche quest'anno. E dovrebbe confermarsi anche nel 2021, anzi, i dati che abbiamo, anche se si sono prodotti un milione di forme in più, la gente ha deciso che il parmigiano reggiano è il formaggio per eccellenza, che se anche costa qualcosa in più, però è un prodotto di qualità che è giusto anche utilizzarlo in tutte le sue forme, perché ha molteplici forme di utilizzo il parmigiano reggiano. Quindi l'annata agraria per quanto riguarda il parmigiano reggiano direi che è andata in modo splendido. Poi abbiamo il tema dell'uva, il nostro, sì, Lambrusco, che è andato abbastanza bene, con cantine che hanno liquidato anche più di 50 euro al quintale. Purca. Esatto, e cantine invece un po' meno, ma chiaramente questo dipende anche dagli investimenti che fanno le cantine sul territorio, perché poco tempo fa è stata inaugurata la nuova linea di imbottigliamento a Sorbara per quanto riguarda la cantina sociale dei Carpi, sì, a Sorbara, e quindi un altro fiore all'occhiello del nostro territorio. Chiaramente sulla vite purtroppo sta ritornando quella che, adesso non parlo anche se vuole in modo tecnico, la flavescenza dorata, che praticamente le foglie diventano gialle e poi la pianta si secca, lo dico in termini per capirci. No, questo giusto così, perché dobbiamo capire quello anche noi. Che... e quindi il vino ha questo problema che sta arrivando abbastanza in modo pressante, vedremo come riuscire a combattere. Invece per la frutticoltura è stato un disastro perché le gelate primaverili quest'anno, le gelate dell'anno scorso, la cimice in questi, sì, anni, che c'è ancora purtroppo, e ci sono dei danni anche qua, perché la frutta non è commercializzabile. Non so se l'avete vista, quando la pera è punta dalla cimice, è deforme, sì, quindi purtroppo, a parte che è immangiabile. E quest'anno la gelata ha dato il colpo di grazia, perché abbiamo dei danni fino all'80-85% della produzione, anche se il prezzo, chiaro, è il tema della domanda e dell'offerta, poco prodotto, prezzo più alto, ma non ce n'è, e quindi i danni comunque ci sono e sono ingenti, anche perché se non c'è produzione è un danno per il mondo agricolo veramente, veramente importante. Stiamo cercando nella legge di bilancio di avere dei ristori su questo tema, perché se no va a gamba l'aria tutta la frutticoltura, che è un fiore all'occhiello del nostro territorio, certo. E quest'anno abbiamo questa disgrazia. Speriamo che col 2022 questo cambi, perché abbiamo bisogno di avere un po' di respiro,
su questa produzione. E queste sono le eccellenze. L'orticoltura è andata abbastanza bene, anche se purtroppo il clima influisce sulle produzioni. Abbiamo avuto dei problemi di siccità, quindi la siccità ha portato a dei cali di produzione che sono abbastanza evidenti, dove non si è potuto irrigare. I cereali stanno andando bene, ecco, i cereali a discapito poi degli allevatori di suini che utilizzano i cereali, sì, perché noi facciamo ancora il suino con i cereali, non con altri mangimi, i cereali stanno dando soddisfazione. Ecco, quindi l'annata agraria ha delle zone grigie o nere, che è la frutticoltura, e delle altre redditività settori, importanti, sì, esatto. Certo. Va bene, allora noi ringraziamo Stefano Gasperi per essere stato insieme a noi all'inizio di questa puntata di Buone Cose e, come detto, andremo a seguire il lavoro che viene svolto per i piani di controllo, che sono molto importanti per l'agricoltura, perché i danni che arrivano appunto nei campi. Mi viene in mente l'istrice che mangia le patate in montagna. Bravissimo, abbiamo sentito l'istrice, anche questa storia. La nostra, la nostra patata di Montese, che piace a noi ma piace anche agli istrici, certo. Se li mangiano gli istrici, chiaramente non vengono prodotte per il nostro territorio, gli agricoltori subiscono danni anche qua molto importanti. È vero. L'istrice, se vuoi, è un animale bello da vedere, però per il mondo agricolo sta ritornando anche nella Bassa Modenese, dove io sono di originario della, sì, Bassa, dove io non ho mai visto gli istrici. Adesso abbiamo gli istrici. Le due vie principali, che sono il Secchio e il Panaro, sono le vie, le autostrade per gli animali, per questi animali. Va bene, ma sono autostrade non solo per gli animali, sono autostrade oggi anche per chi vuole camminare a piedi, perché io la ringrazio intanto Gasperi, come detto ci rivedremo con l'anno nuovo per questi piani di controllo, perché adesso, dopo una piccola pausa, prendiamo lo zaino e andiamo a cominciare a camminare su una via storica che per un buon tratto segue anche l'argine appunto del fiume Secchia. State con noi, torniamo tra pochissimo. Grazie ancora Gasperi. Grazie e buona giornata. Grazie.